Recentemente una studiosa, Caterina Botti, ha scritto e pubblicato un libro sull'etica della cura, che è un nuovo paradigma morale, in cui si cerca di mettere in luce come la relazionalità sia alla base della moralità degli individui. E quindi non si può parlare in realtà appunto di individuo, perché comunque siamo tutti in una rete di relazioni in cui siamo immersi, non possiamo toglierci anche volendo. E quindi il nostro comportarci bene rispetto alle altre persone deve tenere conto anche di questo e delle loro difficoltà anche ad esprimersi, a capire che cosa vogliono e i loro bisogni. Cioè si sta superando un po', almeno in filosofia morale mi sembra, questa concezione di individuo, di autonomia totale di un solo essere, di una sola persona, verso una concezione più, diciamo, relazionale. Dai, quindi cosa cambia? Che non si va più per principi assoluti che alla fine non funzionano, non danno veramente, non guardano veramente alla persona. Un principio assoluto come quello di non uccidere vuol dire che tu guardi una persona che non sta più vivendo una vita che vorrebbe vivere, che sta soffrendo in modo atroce, non ti fa rendere conto della realtà che hai di fronte a te, ti impedisce di essere anche empatico rispetto all'altra persona, di capire la sua sofferenza, di che cosa sta provando. Invece una concezione della cura, della relazionalità, fa comprendere come le altre persone hanno dei bisogni come te, delle sofferenze, ma anche delle speranze, ecco, comuni a tutti gli esseri umani. Quindi il Quindi, concetto di empatia potrebbe ecco, essere. quindi potrebbe aiutare a superare questa autonomia dell'individuo. Io vedo questo. Faccio l'avvocato, un brutto avvocato del diavolo. Scusate, Nardo, che me ne frega me dell'altro. Scusate, voi dovete spiegare perché io dovrei interessarmi del diavolo. Io faccio. No, scusate. No, No, perché finora esposto così come l'abbiamo esposto il concetto di condividuo, tutti a dire ah, che bello, conviviamo. Sì, no, intendiamoci, anzi, tutto il mio libro sulle somiglianze è tutto giocato su questa cosa qui della convivenza. Io poi addirittura mi spingo alla convivenza con la natura, insomma, no? Perché poi il discorso ha un risvolto di tipo ecologico, eccetera, eccetera. Ma, dobbiamo anche, secondo me, renderci conto che le convivenze non sono tutte. Oh, che bello! Lo sappiamo benissimo. Cominciamo da noi stessi. Ognuno di noi ha da convivere con se stesso, con le proprie storie, col proprio passato, con, no? È vero, con il proprio futuro. E poi la convivenza con gli altri non è che siano tutte rose e fiori. È molto interessante come gli africani vedono la faccenda della stregoneria. Allora, per gli africani la convivenza, adesso io mi esprimo con i termini dei Banande, quelli con cui ho studiato, eccetera. La convivenza, loro mi dicevano, comporta sempre erizzuro. Erizzuro vuol dire un rancore sordo, corrisponde anche, non so, a quello che i Lese dicevano di se stessi, no? I Lese sono nella foresta, a contatto con i pigmei, eccetera, e i Lese loro usano il termine kunla, è una materia che abbiamo dentro e che si. Che si, che Come si noi diremmo la bile. Sì, ecco, esatto, sono quelle cose lì, no? Qualcosa di tossico. Questo erizzuro, questo kunda, che corrisponde al mango degli Asande, studiati da Evans Pritchard, lì anche la stessa cosa, no? Cos'è che fa? In maniera inconsapevole esce da me, si infila nei canali che sono le relazioni. Io non lo so, neanche lo voglio, non voglio farti del male, ma nelle nostre relazioni, ecco, c'è questa tossicità e questo può provocare appunto le malattie, le morti, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire, convivenza. La convivenza ha questi lati oscuri.
che non è così facile convivere, insomma, no? Quindi condividualità vuol dire anche essere accorti a gestire la condividualità. Ecco, la cosa interessante è che nell'Africa tradizionale precoloniale, quando succedeva la morte di qualcuno, certo, se muore un ottantenne, vabbè, non stai lì a guardare, insomma, ma se muore un quarantenne nel pieno, dici, qui c'è qualcosa, qui c'è il kunda che ha girato, no? Allora, sapete cosa fanno noi i lesse? Chiamano i loro amici pigmei e dice, venite un po' a scoprire voi dall'esterno, entrano nel villaggio, soggiornano lì nel villaggio e una supervisione e parlano con te, con lui, eccetera, seduta di gruppo, ha lasciato questo perfetto, hai capito, perfetto, proprio così. Ma anche Evans Pritchard, no? Diceva degli stregoni che venivano chiamati per capire chi fosse involontariamente. Tant'è vero che appunto lui distingue tra witchcraft e sorcery. Sorcery è una cosa consapevole, sì, io voglio farti del male anche a distanza. Witchcraft invece, che sarebbe questa roba qui, il kunda per e il mango per gli asambi. Ma è sordo questo rancore. Significa ammettere, cioè è una specie di catarsi. Cioè a un certo momento sì, io riconosco. E questo riconoscimento è notevole, cioè, e quindi niente, cioè si approfitta della morte, tanto ogni tanto qualcuno muore, no? E si fa una lavata delle relazioni sociali. Io trovo interessante la questione di che processo è la persona per cui una causalità esterna, peraltro inconsapevole, può produrre degli effetti tali per cui per esempio muore. Dal punto di vista della persona individuo, il momento patologico è qualcosa si è incriccato nell'individuo. Dal punto di vista del individuo o del condividuo, il momento critico, il momento patologico è plausibilmente una processualità esterna che si è mossa, ma non, come dire, a rompere un processo immanente che deve esserci perché è un'essenza che rimane per forza fedele a se stessa, ma perché è una cosa che arriva, scompagina e sperabilmente qualcuno verrà a fare ordine, plausibilmente da fuori. Allora, in termini di antropologia medica, questa roba è interessantissima e toglie molto la speranza di risolvere con uno sguardo medico rivolto alla singola persona qualsiasi cosa capiti, e ti toglie, cioè ti scompagina anche il dove vai a cercare, dove è posto il problema, per cui il pigmeo, lo stregone, quello che viene da fuori a dire ok, quello si è malato, è morto oppure è matto, adesso andiamo a cercare la causa, ma non la cerchiamo lì, andiamo a cercare tutto da un'altra parte, che poi ognuno fa a modo suo e va a cercare i posti che funzionano. Ecco, l'altra cosa che, questo l'ho già scritto fra l'altro su una rivista di psicoanalisi, e io ho affrontato in quell'articolo lì, e è una cosa che mi intriga molto a proposito appunto di condividuo, eccetera, e cioè gli eremiti. Perché noi abbiamo, specialmente nei primi secoli del cristianesimo, noi abbiamo dei casi interessantissimi di gente che tagliava, a proposito di persona relazionale. Tutto questo appunto per dire che non è sufficiente dire abbiamo scoperto la relazionalità, punto. No, abbiamo scoperto la relazionalità, ma proprio la relazionalità fa problema. Ci sono poi due formule, no? O l'eremita in senso Porter, che è la solitudine, oppure la formula conventuale. E voglio dire, fare delle scelte così radicali. Ma sono scelte che necessitano la presenza di qualcuno che si prenda cura sia dell'eremita che dell'ikikomori. L'ikikomori, come l'eremita, ha bisogno di qualcuno che vada
a probabilmente l'eremita a portare del cibo, dell'acqua, e gli dico mori qualcuno che paghi la bolletta dell'elettricità e gli porti del cibo. Quindi sono scelte privilegiate e dipendenti da qualcuno che sia persona di cura attorno a loro. L'eremita, il più delle volte direi, è qualcuno che è cresciuto in mezzo ad altri, che ha acquisito una lingua, che plausibilmente ha anche imparato a leggere, che ha imparato a sussistere in qualche modo. Quindi è comunque qualcuno che ha, che si è costruito in un sistema relazionale e poi ha trovato il modo di modificare il tipo. E questa parte qui di costruzione che plausibilmente fa l'individuo e che poi permette all'individuo, rende pensabile all'individuo di individuarsi completamente, a mio avviso non è secondaria, è proprio assolutamente il passaggio di base che produce anche che certi processi umani, io immagino, se tiro su una malattia che sia fisico-mentale, perché io sono dualista per forza, probabilmente la faccio dentro di me e ha delle cause interne. Altri umani, forse il Baconzo, che sono i vicini di montagna dei Banande, o tutta una serie di altri, se sviluppano una malattia non è proprio detto che la sviluppino secondo i processi che realisticamente vengono in me e immagino nella grossa parte di voi. Allora, tutta quella parte costruttiva del per forza nella relazione, almeno per la nostra specie, a me sembra proprio interessantissima. Dal nostro punto di vista questa cosa è pensabile solo coi bambini. Noi continuamente pensiamo il bambino in classe è difficile, tutta colpa della mamma o del papà o poco mamma, generalmente la mamma, quindi devi aggiustare la mamma e il bambino ti ridiventa. Ma passata l'infanzia non la pensiamo più così. Però anche il bambino, cioè se la, in questo caso la mamma non vuole essere aggiustata, però lui vuole una vita sua, cioè nel senso, come si fa solo a fidarsi agli altri? Cioè ci si può, nel senso, se tutta la tua esistenza dipende solo dagli altri, ma gli altri non, in questa visione non ti vengono incontro, che ne so, non ti vengono incontro, perché devono essere tutti buoni, insomma? Ma posso dire, io ho tirato non fuori questi casi qui, Per dire che cosa? Per dire che una volta che noi abbiamo scoperto la relazionalità, una volta che noi abbiamo detto no individuo, no individua sostanzia, perché? Perché noi non siamo fatti così, non solo noi esseri umani, ma una volta che noi abbiamo appunto tirato fuori la relazionalità, siamo fatti di relazioni, fasci di relazioni, eccetera, eccetera. Ecco, io voglio dire, non dobbiamo accontentarci di arrivare lì e basta, ma andare oltre. E andare oltre significa rendersi conto della problematicità, meglio, delle problematicità che si annidano esattamente nelle relazioni. Voglio dire, in altre parole, che non voglio assolutamente dare l'idea che una volta che abbiamo sostituito concettualmente oltre che terminologicamente condividuo messo al posto di individuo, non è che no, anzi, da questo momento stai facendo ancora più esatto, siamo più difficile. Voglio dire che nel nostro discorso, se a un certo momento entriamo nell'ottica secondo cui funziona meglio il concetto di condividuo, è più proficuo rispetto al concetto di individuo, e l'abbiamo visto a partire dalla biologia, no? lo spostiamo anche in psicologia, in psichiatria, oltre che in diritto, eccetera, eccetera. Ma anche in fisica. Sì, esatto. Soprattutto in fisica. Ecco, quello che a un certo momento emerge è esattamente la relazionalità. Cioè del tipo, non è che ci sono gli enti, per esempio queste due cose qui, e poi la relazione. Ma c'è la relazione, cioè siamo in un magma di relazioni. Certo che è difficile da poter ammettere tutto questo, specialmente per noi eredi di un pensiero molto, molto, molto ontologico, pesantemente ontologico.